su una parete del nostro centro culturale c'è una frase di Emily Dickinson che dice: "Non conosciamo la nostra altezza vera finché non siamo chiamati ad alzarci." Quando si parla di bambini e di ragazzi, io credo che questa sia la vera differenza fra un ricco e un povero. Ricco è un bambino che incontra lungo la sua strada un adulto serio, rigoroso, appassionato e colto che gli tende una mano e lo invita a percorrere un cammino fino ad altezze che non conosce, fino ad altezze che nemmeno immagina che esistano. Un adulto che non offra scorciatoie e semplificazioni, ma una vicinanza gioiosa, autentica, lungo una strada alla scoperta della bellezza, dell'importanza e della cultura come luogo di sollievo, di divertimento, di riscatto. C'è una povertà più infida, più pericolosa e tenace di quella economica che tante immagini quotidianamente ci mettono sotto gli occhi. È la povertà educativa, base di tutte le disuguaglianze. La povertà educativa è quella che lega indissolubilmente un bambino al contesto in cui nasce. Se è un contesto povero, socialmente, economicamente, culturalmente, quel bambino è condannato a non avere risposte alle domande che gli nascono nel cuore, a non sognare in grande, a non scegliere liberamente il percorso di studi davvero più adatto a lui. La povertà educativa non è neutra. Di un uomo senza cultura c'è sempre qualcuno che approfitti, facendone un bottino in termini di potere e di ricchezza. È tempo di cambiare rotta. Cerchiamo di fare questo. Cambiare rotta nella navigazione scontata di ragazzi poveri e nati ai margini. Ragazzi che hanno tutte le potenzialità per fare, per diventare qualcuno di importante e che hanno solo bisogno di un adulto che tenda loro la mano e dica loro che possono alzarsi.